Che schifo. 10 ancora. Intanto io sono qui con il mio amico Barba. Come ti chiami ste cammo? Stai fermo. Barbaraga. Barbaraga. No, Babaroga. Ah beh, Babaroga è molto meglio. Strasimpatico Babaroga, fa di quelle battute. Andiamo a vedere com'è la situazione lassù intanto, che mi hanno distrutto la porta. Purtroppo, peccato. Boh, non c'è nessuno. Tre, andiamo dallo shop. Wow, 1100, senza che neanche finisca. Cioè, guadagno un sacco di soldi stavolta. Quindi, boh, direi che posso vendere. No, boh, mi tengo così. Vedo se in base al peso che posso ancora trasportare riesco a comprarmi una qualche arma forte, perché adesso incominciano. Ah! Adesso avrei bisogno di un'arma, non dell'air cannon, di qualcosa che faccia più danni. Su! Apriti porta, su! Su! Uccidete l'unico che è rimasto. Quando ne rimane uno è sempre una rottura di palle, perché. Cioè, solitamente uno si è incastrato da qualche parte, quindi bisogna andare a cercare. Solo che ovviamente non ha nessuno ne ha voglia, quindi. Dai, su! Uccidetelo! Tronchi umani nascosti nei cespugli. Bastardi. Aspetta che già che sono qua, guarda se ci sono munizioni. So che non mi ricordo dove sono. Vai, faccio un giro, poi corro allo shop. Strano, ero sicuro che ci fosse. Vabbè, andiamo dallo shop. Non perdiamo altro tempo che abbiamo solo 40 secondi. Su. Wow, sono a 1900. Mi posso comprare tante belle cose con 1900 cash. Ah, questo lo curo, questo lo curo. Vedrà che un medico non si cura, vabbè. Vieni qua. Sparate tutto in vena. Riparo sicuramente questo. Mi vendo l'head cannon, che non ha più un gran significato, e ci compriamo. Beh, mi dispiacerebbe prendermi questo. Anche se forse è meglio alla fine. Ma sì, me lo tengo per le cose a contatto con il tipo ciccione giga enorme. E no, altro spazio. Allora, oh. Prendiamoci le munizioni, buona. No, dovevo vendere questi, che stupido. Ho ancora queste due pistole, mentre a questo punto mi poteva benissimo bastare la pistolina piccola. Vabbè. Perché le due pistole vanno bene, però sono poco precise e consumano un sacco di colpi. O almeno, per me che cerco sempre di fare i colpi alla testa, insomma, ne spreco un bel po'. Comunque c'ho il mio fucile a canna mozza qua. Hunting shotgun. Ma ho un sacco di soldi ancora, potevo essere gentile e regalarli a qualcuno. Qualcuno che ne aveva bisogno c'è sempre. Ti ho visto! Volevi scappare, tronco umano, muori! Boom, boom. Mi è piaciuto l'effetto Ralenti che mi ha fatto vedere il cervello di quel cazzo di tronco umano. Boom, boom. Dove sono i miei amici? Oh, non lasciatemi indietro, pazzi! Muoio qua! Su, dove siete? Eccoli là. Lo si capisce dalle esplosioni. Vediamo nessuno che mi insegue. Tronchi umani, vattene! Dio, chi mi sta beccando? Chi mi sta beccando? Speriamoci un po' di sostanza misteriosa in vena. Però, cioè, poi alla fine. Sì, ci sono stati un po' di zombie pig, però no, di quelli grossi 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 ancora nessuno. Vedete quelli. Eccolo là, appena detto, eccolo quello grosso grosso grosso. Boom! Boom! Ecco, questa me la becco tutta addosso. Boom! Ah, mancato. È vero che c'hanno tipo un trattore sulla testa, quei fari che si incazzano. Come. Ah no, l'ho beccata. Devo dire che è davvero divertente usare quel fucile a canne mozze. Che poi boh, lo chiamo fucile a canne mozze perché ci assomiglia. Poi come mi rimane a cazzo. E che cos'è?
Poi in questa mappa qui siamo all'aperto, quindi insomma è una giornata soleggiata, un'allegra giornata di prima autunnale, ecco, un'allegra giornata autunnale. Però ci sono delle mappe, i ragazzi ti fanno venire una cacca. Spacca. Spacca gambe alle vecchie. Chiami. Boom. Boom. No! Vai via, vai via! Ok, va bene. Ho usato troppo. Muore quello lì. Ok, perfetto. Stiamo qui. Stiamo un attimo riparati del gruppo e diamo le vite a questo amico. Vieni qua, vieni qua. Bravo. Lascia che ti dia un po' di sostanza buona. Babam, babam, bam. Questi sono quelli più fastidiosi di tutti. L'avrò già detto almeno 3 volte in questi video, in queste ondate. No, in questa partita che sto registrando. Però è davvero vero, perché cioè, tu non li vedi. Perché sei concentrato a sparare le teste degli altri. E allora ti vengono addosso, ti circondano